Fratelli e sorelle, è grande motivo di gioia per noi lodare Dio nel momento in cui una nuova immagine del Signore nostro Gesù Cristo sarà esposta alla pubblica venerazione in questa Chiesa. Essa ci ricorda che Cristo, eterno Figlio di Dio, fatto uomo, nel grembo della Vergine, è immagine del Dio invisibile, segno e sacramento di Dio Padre. Egli ha detto: chi vede me, vede il Padre. Venerando questa immagine, eleviamo lo sguardo a Cristo, ricordando il mistero che qui viene riprodotto, la Santa Eucaristia, e lo ringraziamo, Lui che vive e regna in eterno con il Padre nello Spirito Santo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su questa immagine, su tutti noi, e sempre vi rimanga. Amen. Da parte mia devo dire che da anni sono un'estimatrice di Cesare, perché questo evento non sarebbe stato possibile se lui non avesse dipinto questa tela. Una tela che è coraggiosa per le dimensioni e per l'argomento. E devo dire che è una tentazione che in genere colpisce tutti gli autori, gli artisti che si occupano di arte sacra, quella di dipingere il Cenacolo, l'Ultima Cena. Ma molto spesso questo si risolve in qualcosa di devozionale, che non ha senso artistico. E Cesare invece riesce a dare un timbro particolare. Lui vive nella tradizione classica, però poi è moderno in alcune espressioni e negli anni poi ha smussato alcune sue asprezze, ha reso più morbide alcune volumetrie. E soprattutto questo dipinto colpisce per la raffinatezza cromatica, per il passaggio raffinato e anche per quel passaggio di gestualità che ricorda, sempre però in chiave moderna, ricorda, almeno a me ricorda, autori del 4-500, le sacre conversazioni, no? Per esempio quella di Fra Bartolomeo, ce ne sono altre in cui c'è questa gestualità ricorrente che crea dinamicità e crea in questo caso uno stacco notevole tra la figura di Cristo ieratica con questo volto intenso, l'espressione già nel trascendente, e questa immanenza degli apostoli che vivono la dimensione impulsiva, il turbamento, perché questo è il momento in cui Cristo annuncia l'imminente tradimento. Quindi questa gestualità, questa stupefazione, diciamo, eccetera, si nota, no? Circola e crea un dinamismo che dà diciamo, vita a una scena che si svolge al chiuso, perché non c'è nessuna fonte di luce. Questo dinamismo quindi vivacizza l'ambiente e gli dà un senso. Un saluto poi, ma soprattutto un ringraziamento, ovvero un dovere nel rendere grazie a Cesare Giuliani, al maestro Cesare Giuliani, che torna in questa comunità, torna proponendo nuovamente in visura non scontata il rapporto tra l'arte e la religione, che lui vive in maniera particolare, lo sappiamo per chi lo conosce, la vive in maniera, diciamo, spirituale rispetto a chi in quell'arte e nella religione riesce a trasmettere anche il messaggio della Chiesa, lo riesce a trasmettere rispetto alla spiritualità, rispetto all'esistenza e alla bellezza. Quindi un grazie particolare, ma talmente bello che viene anche adottato dagli stessi Lions, Vittoria Colonna, che anche oggi continuano la loro opera meritoria, e viene adottato anche da un'associazione importante vastese, che è quella di Storia Patria, proprio a testimoniare che Cesare Giuliani ha fatto un'opera importante per la città. E quando penso all'arte penso sempre a un filosofo
che diceva che l'arte in un certo senso ci consente di superare ciò che è transitorio, ovvero ciò che passa. Noi passiamo, passano le vite, passano i ricordi, però le opere rimangono, e credo che Cesare Giuliani in questo faccia rimanere quest'opera per sempre a questa comunità. Grazie di cuore. Innanzitutto il Cesare Giuliani è un caro amico che stimiamo tutti ed è anche un nostro socio. E noi, Sua Eminenza, all'amicizia crediamo veramente tanto e nel modo più completo del termine. Questa sua opera meritoria, che tra l'altro io so perché l'ho seguito nelle sue ultime fasi, gli è costato sacrificio e fatica, perché non è semplice dipingere una tela di 4 metri per 2 in casa. Ci sono movimenti assai sacrificati che lui ha sostenuto, e noi lo ringraziamo perché è stato davvero bravo. Noi ne apprezziamo l'arte, ed è un messaggio sacro che lui ulteriormente manda alla parrocchia di San Lorenzo, visto che c'è già un altro suo quadro qui. Ecco, questo per noi costituisce un altro service, perché lo consideriamo un dono alla parrocchia di San Lorenzo, al suo parroco Don Antonio, ma all'intera comunità di Vasto. Vi ringrazio per l'attenzione. In pratica io conosco Cesare Giuliani da alcuni anni e ne seguo l'attività artistica con molta passione, e soprattutto per il fatto che egli si sia dedicato, oltre al profano, anche al sacro, e in questi ultimi tempi al sacro, perché secondo me c'è bisogno del sacro, non di ripristinare il sacro, ma di rinnovarlo in noi. Posso dire tranquillamente che Cesare ha fatto un discreto lavoro, ma l'ha fatto al servizio di una liturgia e di un credo e di una religione che noi ogni giorno, sotto certi aspetti e per molti motivi, e non voglio essere polemico, dobbiamo cercare di difendere senza arretrare di un palmo. Vi ringrazio. Voglio ringraziare io adesso a conclusione innanzitutto l'arcivescovo Menichelli, il nostro cardinale, voi per la sua presenza in mezzo a noi ci fa sempre tanto piacere, ci ricorda tempi belli della nostra vita. E ringrazio Giuliani che ha fatto dono alla parrocchia di questo bellissimo quadro. Ci pregheremo davanti. Ringrazio tutte le autorità che sono intervenute e tutto il popolo. Noi siamo la parrocchia del popolo di San Lorenzo.